Nel fine settimana del 16 e 17 settembre, dalle ore 18 alle 24, il Castello Arechi farà da scrigno privilegiato a questo microcosmo di inventiva. Degustarte! Ti aspettiamo al Castello Arechi di Salerno! Nella mattinata di oggi, i finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e 5 perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti operanti nella provincia di Salerno, ritenuti responsabili a vario titolo di aver fornito ed utilizzato false certificazioni attestanti fittizi rapporti lavorativi con aziende agricole compiacenti a cittadini stranieri, con lo scopo di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno e a cittadini italiani per beneficiare di indennità non spettanti. Gli indagati sono stati accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, contraffazione di documenti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, truffa ai danni dello Stato e falso. L'operazione è stata il risultato di un'indagine che si era conclusa nel mese di luglio scorso, con l'esecuzione di 2 ordinanze di custodia ai domiciliari per 2 responsabili titolare e segretaria di un centro di assistenza fiscale di Montecorvino Rovella. Arrestati oggi i 3 titolari delle aziende agricole dell'Agro Nocerino Sarnese e della Piana del Sele, che in associazione con i 2 professionisti avevano predisposto le fittizie attestazioni di assunzione attraverso le quali sono stati tratti in inganno gli uffici preposti al fine di ottenere, dietro pagamento di un compenso, il rinnovo del permesso di soggiorno per i soggetti extracomunitari. Le condotte criminose degli indagati sono state accertate attraverso una meticolosa attività di analisi della copiosa documentazione acquisita presso l'ufficio immigrazione, presso l'INPS e l'incrocio con le risultanze delle perquisizioni e degli accertamenti bancari.